È tutto uno spettacolo, è lo spettacolo e devi vivere anche per questo. E sto parlando in diretta. Buongiorno a tutti da Paola 4, stelle di giorno. C'è una stella davanti. Bravissimo, un bravissimo artista e un bravissimo autore. Tony Maiello, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a te, grazie. Bellissimo questo singolo spettacolo che stiamo suonando, che stiamo ascoltando spessissimo e che piace molto, grazie, ai nostri amici in ascolto e anche a noi. Quindi grazie, complimenti Tony Maiello per questa rinascita, per questo ritorno. Grazie. Eccezionale con quest'album, appunto, spettacolo. Sei tornato, spettacolo, finalmente. Sì, torno con questo album, appunto, spettacolo. È la mia colonna sonora del momento e per i prossimi mesi, in realtà, anche se sto già su quello che sarà in futuro. Però questo, diciamo, che è la mia colonna sonora momentanea. È lo spettacolo della vita, in realtà, di tutti i giorni. Alti e bassi, momenti di luci soffuse, più luci, insomma, tutto quello che comunque fa parte di uno spettacolo. Ti abbiamo atteso tanto, dopo tanti anni, dopo quell'X Factor del 2008, dopo quel Festival di Sanremo del 2010, sì. Finalmente Tony Maiello, dopo una lunga pausa. Assolutamente sì, dopo 8 anni comunque di scrittura, in realtà, non, diciamo che non mi sono mai, mai allontanato dalla musica. In realtà un po' come i fidanzati che si... delle pause, tra una pausa e l'altra poi si riappacificano, insomma, siamo sempre comunque innamorati, io della musica, la musica, oddio, dimmi. Intanto vorrei dire una cosa importante, perché oggi Tony Maiello sarà alla Feltrinelli di Catania alle 17, quindi un'ora, sì, prima, un'ora, diciamolo, prima, perché sì, l'abbiamo pubblicizzato alle 18, invece è sarà vero, alle 17. Alle 17, vi aspetto alle 17 alla Feltrinelli di via Etneo, giusto? Esattamente, okay. Via Etneo a Catania, Tony Maiello vi incontrerà suonerando live. Ne approfitto per salutare anche Luca. Buongiorno. Con la chitarra in mano, ragazzi, questo significa che tra poco ci sarà una sorpresa, un regalo, sì, per noi, quindi intanto doveroso. Grazie Tony, ma io ci tengo un pochino a raccontare ai nostri amici cosa è successo, perché Tony Maiello si è fermato. Allora, Tony Maiello si è fermato in realtà perché, come tutti, ogni tanto dobbiamo capire un attimo dove stiamo andando, siccome soprattutto il mondo della musica in realtà ha poi catapultato in una dimensione che non conoscevo nemmeno tantissimo. Ho sempre scritto, in realtà. Scrivere però pensando prima è un po' diverso, soprattutto vivere per poi scrivere. Io non avevo probabilmente anche forse tantissimo da raccontare per l'età che avevo, per una serie di motivi, poi un po' l'ansia che ho sempre di parlare più che altro, quindi io tendo sempre a scrivere quello che penso. Niente, mi sono fermato e mi sono messo assolutamente proprio a fare un lavoro su me stesso, in realtà, sia per quanto riguarda il mio carattere che per quanto riguarda quello che poi volevo dire, canalizzare poi i pensieri, in realtà metterli in una canzone, scriverle in tot righe non è poi sempre facilissimo, e mi sono messo a fare altro, in realtà, appunto l'ho raccontato tante volte, dai muffin al broker assicurativo, no, per infatti i medici. Prima gli ho detto, Tony, allora a questo punto scusami dopo mi darà la ricetta dei muffin. Dei muffin, assolutamente. Il segreto, poi c'avevo anche il segreto, poi, in realtà, perché poi l'avevo modificato un ma po', ci sveglia anche il segreto? Va, vediamo. Devo ci bene. Facciamo una cosa, visto che siete già pronti con chitarra e chiaramente la tua, sì, splendida voce, vorrei ricordare questo 2010, questo Festival di Sanremo che comunque vuoi non vuoi ti ha dato una vetrina enorme, sì, e con una canzone davvero molto molto bella, riprodotto all'epoca anche da Mara Maionchi, quindi vero, salutiamo, che salutiamo anche Mara, la Mara, per certo, me, sì, per me, sì, lei sembra, sai quante volte è stato no per Mara, io devo tanto comunque anche a Mara ed Alberto, soprattutto suo marito Salerno. Alberto Salerno, grande, sì, autore anche lui, quindi sono stati loro comunque a stracciarmi i primi fogli, in realtà, le prime canzoni, quindi ho imparato tanto proprio da loro, in realtà ero poi piccolissimo, avevo 21 anni, dai 19 ai 21 anni in realtà, poi è stato con loro il percorso, e avere accanto li saluto volentieri. Due icone come Mara Maionchi e Alberto Salerno, insomma, non è poco, non è una bella gavetta, è una bella scuola. Va bene, io sono curiosissima di ascoltare live sì, Tony Maiello e Luca alla chitarra, quindi ci fanno questo piccolo cameo del linguaggio della resa. Siamo? Vai. Tutto live, non abbiamo neanche provato, quindi diciamolo. Lui è lì e ricorda, sente la sua assenza, sveglio da più di un'ora, ripensa a lei ancora, che l'abbracciava forte durante quella notte di neve e di luce. L'orologio non gira, lo stereo non suona, tuttora riposa nella sua stanza vuota. Si chiude così una storia, com'è strana questa notte, perché lei non c'è.
il tempo cambia, ti spezza e ti lega. È il linguaggio della resa, la sua anima si è spenta perché dimentica l'attesa, tanto sa già che lei non tornerà. Lei non tornerà. Sa già che lei non cambierà. Lei non cambierà. Grande! Ci siamo noi, aspetta, 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 ci siamo noi. Dai, dai, sentiamo. Ah, grazie. Vabbè, cioè, in qualche modo dobbiamo pur fare, no? Assolutamente no, no. Ma guarda, bei ricordi in realtà. Bravissimo. Ogni volta che la canto, questa canzone, beh, per me significa tantissimo. È sempre una grande emozione, immagino. Tanto, tanto, è sempre una bella, bella emozione. Infatti, probabilmente sarà l'unica canzone che non mi stancherò mai di cantare, probabilmente. Anche e perché gli altri dopo non si stancheranno anni... mai di ascoltare, te lo posso assicurare. Me lo auguro. Senti Tony, scusami, facciamo una cosa, dobbiamo fermarci assolutamente, sì, perché c'è la pubblicità e poi torniamo e parliamo ancora di te e di questo progetto bellissimo. Perfetto. Eh no, sto ridendo perché In Alto è il primo singolo che è uscito da quest'album di Tony Maiello, che è, sì, qui con noi, quindi stavamo un po', mi stava un po' commentando questo video. Io non avevo riconosciuto che un personaggio di questo video con la parrucca, quella magari l'avete vista in, sì, questo, sì, momento in onda. Sì, anche con un seno abbastanza pronunciato pure. Tony. No, in realtà è un cameo per che io lo amo in realtà, Freddie Mercury. Quindi era una roba per una citazione che mi perdoni ovviamente dal ovunque lui sia, però mi piaceva tantissimo. Io c'ho una sorellina piccola poi che mi diceva, tanto ma che hai fatto? Ma sei... Come si chiama? Tutto a posto, Anna Rita. Un bacione a Anna Rita. Sì, sì, sì. Senti, ma a proposito di questo video, poi mi raccontavi anche degli aneddoti che riguardano questo video In Alto. Sì, parte il lancio, sì, sì, perché è stato il primo, quindi sicuramente... È stato il primo singolo, in realtà, il primo singolo che poi ha aperto le porte a spettacolo. Sì, ci sono state tanti aneddoti, è stato girato in Puglia, tra l'altro da Mauro Russo, che saluto, un regista assurdo, bravissimo. E niente, poi cioè, sì, c'è stato queste carte, mille carte che giravano in aria e una mi si è fermata in mezzo alle dita così, l'asso di cuori tra l'altro, che poi parlo un po' del cuore. Meglio in realtà in generale. Meglio del due di picche, infatti. Due di infatti, infatti l'ho preso come segno, ho detto, oh, l'asso di cuori, il cuore, ho detto, quindi va, meglio. L'abbiamo cancellato perché sono scoppiata a ridere. E ci credo. Senti, è stato bello. Però è un testo molto importante che parla anche dei problemi, di affrontare questi nostri problemi, sì, no? In realtà è proprio quasi, è un testo proprio, è quasi un mantra in realtà In Alto, se ti giù il testo, fiore del creato, frutto del peccato, quindi metto anche in mezzo l'assoluto, un po' Dio, cioè nel senso faccio tutta una serie di una lista proprio in realtà con quella che è proprio la coscienza umana. In realtà io dico sempre, se ogni persona vedesse l'altra coscienza, l'anima delle persone, si spaventerebbe tante volte, perché ci sono tanti mostri che camminano in giro che nemmeno lo sappiamo in realtà. Poi sta faccia, la maschera che portiamo, ma cioè, appunto coprono quello che c'è dentro proprio, di anche che poi può essere anche ovviamente bellissimo, diciamo siamo divisi in due in realtà, il bene e il male, e quindi In Alto in realtà parla di questo andare avanti sempre comunque e cercando di cambiare, modificare, c'è molta ironia, rinnovarsi, però alla molto fine, ironico però alla fine con una musica che ti distrae. Però intanto il testo è abbastanza importante. Senti, è arrivato un messaggio. Salutiamo anche il tuo fan club. Il un club, forte Maiello. Abbraccio per Tony Maiello. Il dono delle parole, di saper scrivere, un dono di pochi. Questa ragione. Grazie. Il nostro amico Giorgio si chiama. Grazie. E lui ce l'ha in pieno. Con le sue parole ci fa sognare. E là, grazie Giorgio. Ci vediamo dopo allora. Salutiamo anche Patrizia da Cicatena. Un bacione Patrizia. E ci scrive anche Ilenia. La mia domanda per Tony è se ci sarà un tour estivo oltre gli store. Oltre gli store, mm-hmm, sì, stiamo mettendo su appunto un tour. Allora, prima data in realtà utile che posso dire, sicuramente te l'ho raccontato prima, sì, ci vedremo al Circo Massimo con Laura, quindi l'ha detto anche lei sotto un commento nel mio fan club, quindi nel senso l'ha detto. Stiamo prima parlando Laura. Di Laura Pausini, Laura Pausini, sì, aprirò uno dei suoi due concerti al Circo Massimo, la data non la dico ancora però. Perché Tony ha ripreso praticamente la sua carriera, sì, dopo aver scritto per Laura Pausini. Lo sentiamo un po' questo brano bellissimo che noi abbiamo trasmesso e continuiamo a trasmettere alla grande, perché è uno dei più amati. Grazie. 200 note, non come neve, 200 note. Quello ha scritto pure Tony. Sì. Ha scritti tanti Tony Maiello. Vabbè, ascoltiamo dopo 200 note. Intanto ascoltiamo questa.
chiami tu, come cadere. Vado bene? No, facciamo i team la prossima. Dai, dai, va bene, va bene. Allora, Tony Maiello qui con noi in studio. Purtroppo il tempo stringe, siamo giunti quasi al termine. Lui tra poco, vi ricordo che alle 17 sarà la Feltrinelli, quindi potrete incontrarlo. Suonerete live alla Feltrinelli. Sì, facciamo qualche brano anche del con Luca Verdone. E suoneremo appunto qualche brano del disco. Quindi presenteremo qualche brano, firmeremo un po' di copie, abbracceremo un po' di persone. Saremo molto contenti alla fine. Però prima di andare alla Feltrinelli, sai che si fa? Ma anche tu dovresti farlo. Vai. Si mangia. Si mangia, giusto. È vero, hai ragione. Infatti. E cosa mangiavo di buono? Guarda, io in realtà so qua. Andiamo dolci, cioè, direttamente. Dici, direttamente dolci. Vuoi muffin? Ma sì, veramente, veramente. Allora, guarda, mi sono segnato qua. Io ho la ricetta. Vabbè, ma non vi dico il peso, diciamo. Vi dico gli ingredienti. Va bene. Allora, guarda, burro, farina, zucchero, latte intero, uova, gocce di cioccolato, fondente però. Perché sennò, ok. Vaniglia e bicarbonato. Poi io avevo il mio segreto in realtà. Dai, usavo proprio un cucchiaio di miele. Usavo il miele, avuto il segreto. Che comunque in realtà non lo usa nessuno. Io provai, ho detto adesso ci metto il miele, però usavo quello là in mille fiori. E da ovviamente. Domani tutti i pasticceri di Catania useranno il miele. Viene molto più morbido. Vuole i diritti anche sui dolci. Bravo, non il solo copyright. Sulle canzoni. Copyright. Allora ci devi dire adesso qualche segreto di qualche canzone, però. Lasciarsi trasportare, la musica è così. Devi viaggiare e basta. Chiudi gli occhi. E io fortunatamente non ho mai avuto bisogno di altre vie per viaggiare. Diciamo, sono sempre stato abbastanza lucido. Quindi, niente, lasciarsi veramente emozionare. E io vorrei viaggiare con voi live, visto che amo tantissimo la musica live, secondo me ha quel quid in più il live. E visto che ci regali questa bellissima canzone. Intanto noi siamo stati bisogna perdere tempo nel frattempo, sì, si organizza. E questo è il bello della diretta, della radio. Sì. L'amore che conosco. Ok. Un altro brano dell'album spettacolo, molto bello, live per noi, grazie. Io non lo so cosa succede, l'amore di questi anni non si vive, ma si scrive sui muri abbandonati delle città o dentro le canzoni delle pop star. Io non lo so cosa succede, l'amore in questi giorni al tuo profumo, il tuo nome, un bacio alla stazione prima di partire, fare l'amore a casa mentre fuori piove. Balliamo insieme sotto questa luna, perché la notte non mi fa paura. Quando ogni giorno ricomincia da te, da te, da te, con il tuo cuore addosso, che mi sveglia la notte, che lega le mani e ci tiene forte con un filo doppio. L'amore che conosco, non sotto un cielo di stelle, come una coperta, aspettando la fine del mondo con una sigaretta. Dimmi che non è un sogno, l'amore che conosco. Hola. E non è un sogno, bravissimi, complimenti. Grazie. Tony Maiello e Luca oggi pomeriggio 17 alla Feltrinelli di Catania. Ci vediamo dopo, veramente, vi aspetto in molti. Senti, una cosa prima di chiudere, Tony. Sì. Allora, io oggi ho fatto un sondaggio in radio, ho chiesto, c'è qualcosa che vi mette paura, che vi spaventa, anche qualche ricordo di quando eravate più piccoli? Molti mi hanno risposto i clown, una ragazza mi ha risposto il vasino a forma di gatto. Io ti dirò una roba assurda in realtà, ma questa mi è uscita da poco in realtà. Allora, io avevo paura del buio. Poi in realtà è dal buio che sono riuscito a trovare la luce. Questa è come vita in realtà. E non me la sono preparata. È un autore anche quando parla. Questa mi è venuta, giuro che mi è venuta. Me la segno dopo. No, anch'io. A parte quella. Poi non lo so, negli anni mi è venuta non la paura, ma fanno impressioni i manichini. Poi ho scoperto che è una fobia. Io quando passo vicino ai ragazzi. Ma sposto perché vedo hai paura che si muovono all'improvviso. Non lo so perché, ma a parte sta paranoia dei manichini, quando vado nei negozi e vedo i manichini mi sento a disagio proprio, che immagino che all'improvviso mi corrono dietro, non lo so, che prendano vita improvvisamente. Ho scoperto che una fobia non è così grave, però poi mi danno fastidio la paura dei manichini. Magari i manichini. Non so come si chiama, è difficilissimo, però c'è una nuova canzone dal titolo Manichino. Il manichino scuro. Un film horror. Il manichino, è vero. Va bene, Tony, sei stato simpaticissimo. Grazie. Oltre che molto, molto bravo. E vi ricordo appunto: 17 alla Feltrinelli di Catania. Acquistate spettacolo perché è un bellissimo progetto, un bellissimo album. Grazie. E noi vi salutiamo con un altro. Poi ci sono tante collaborazioni con Rage, insomma, hai fatto tante collaborazioni. Sì, con
Correggi, che saluto, Giulia Penna, assolutamente che saluto, tanti amici che mi hanno aiutato, Lorenzo Vizzini, tra l'altro di Catania, un ragazzo, un autore giovanissimo, Davide Simonetta, Chicco Palmosi, Sabatino Salvati, insomma tanti amici, ed è un bell'album, no perché l'ho fatto io, però ve lo consiglio. Ma ti possiamo fare un grande in bocca al lupo, perché sappiamo anche che aprirai i concerti di Laura Pausini. Sì, aprirò il concerto di Laura al Circo Massimo, o il 21 e il 22 luglio, io lo so ma non posso dirlo, però lo dirò a breve sulle mie pagine, ci vediamo lì per il primo appuntamento. Grazie a tutti e viva il lupo sempre. Grazie Tony Maiello, grazie Luca, appuntamento domani con Stelle di Giorno, e oggi pomeriggio ci vediamo alla Feltrinelli. Ciao.